riconoscere ai cittadini italiani senza dimora, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali e di effettuare la scelta del medico di medicina generale. E questo è il contenuto della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico e illustrata da Dino Pepe. Proposta che permette inoltre una diminuzione dei costi a carico del sistema sanitario regionale. Oltre 60.000 cittadini italiani non hanno l'assistenza sanitaria di base, cioè non hanno il proprio medico di famiglia. Per questa ragione abbiamo presentato una proposta di legge a livello regionale, dopo l'esperienza positiva dell'Emilia-Romagna e delle Puglie, per consentire ai senza fissa dimora, parliamo di cittadini italiani, il medico di famiglia. Così facendo possiamo anche risparmiare circa la spesa, anche perché queste persone sono costrette a ricorrere al pronto soccorso e in media una prestazione di pronto soccorso costa 350 euro, invece il medico di famiglia a livello annuale costa dai 60 agli 80 euro. Da questo punto di vista la proposta di legge è un atto di civiltà e di rispetto verso i cittadini italiani che purtroppo ad oggi senza la residenza non hanno questi fondamentali diritti. In Regione Abruzzo saranno qualche centinaia le persone senza fissa dimora, cioè senza la residenza. Per questa ragione la proposta di legge stabilisce che sarà la Giunta regionale a definire il percorso di iscrizione di queste persone attraverso i servizi sociali dei nostri comuni.